Ma parlando di giganti, c'è un cappellino che è un cappellino di Google, e quindi quando si parla di Google si parla di gigante della comunicazione. Beh, Google diciamo che è stato per un largo periodo il nano più grande, che è servito a scompaginare il mercato del copyright, il mercato degli statuti proprietari, il mercato di Microsoft, il mercato del copyright come prigione. Si è imposto il modello dell'open source e Google ne è stata la bandiera. Oggi, come tutte le bandiere, tende a diventare anch'esso un impero, tende a diventare un potere, e io credo, nel libro noi cerchiamo di proporlo, la vera alternativa oggi è che si cominci a ragionare su come negoziare con Google, così come con Apple, così come con Facebook, cioè come confliggere, come contrastare i poteri delle grandi cattedrali digitali, perché solo da questo conflitto può nascere una nuova politica, una nuova logica della rappresentanza, nuove organizzazioni sociali in grado di rappresentare quelle che un secolo e mezzo fa furono altri soggetti come il movimento del lavoro o dall'altra parte il movimento della proprietà. E direi che questo, cioè il fatto che è necessario negoziare, necessario confrontarsi con i grandi player come Google, ad esempio, Apple, Microsoft, eccetera, direi che nel tuo libro viene fuori che è proprio quello che è mancato alla negoziazione italiana, cioè il non potersi confrontare facendo network con i grandi competitor dell'energia, dell'informazione, dell'informatica e via discorrendo. Sì, questo è un paese che in una delle interviste che io elaboro con Giuseppe De Rita, il presidente del CEI, il gigante sociologo, lui lo definisce un paese eterodiretto. Paese eterodiretto sia da poteri esterni, poteri internazionali, ma sia da culture esterne. Lui è un paese che passa dalla rimozione della tecnologia alla subalternità alla tecnologia. E questo attraversa ad esempio tutte le culture politiche, soprattutto a sinistra, ed è la cosa più sconvolgente perché la sinistra è figlia di una cultura materialista che analizza proprio i processi sociali per capire chi è oggi l'avversario dello sviluppo e del progresso. Ecco, io direi che manca il buco nero di oggi, è che manca una nuova teoria, dunque una nuova pratica di conflitto del sapere, e proprio per questa mancanza noi ci rifugiamo in quella nostalgia della fabbrica che ci fa riprodurre questi meccanismi di protezione sociale, di rappresentanza sociale, di articolazione sociale, che sono tutti mutuati dal secolo scorso, lì quando c'è stato il trionfo del formismo. Certo. Concludiamo con un frammento cinematografico che è l'inquadratura che tu hai portato nella copertina. È un'inquadratura emblematica perché si tratta del Sorpasso, quindi Risi che ha fatto la storia del cinema italiano, un film premiato che proprio in quegli anni insieme ai film di Fellini e Rossellini ha portato l'impronta della cultura italiana nel mondo con una tecnologia importante in quel periodo che era il cinema. Il Sorpasso, credo che tu hai voluto sottolineare proprio lo specifico del termine sorpasso, perché si parlava di sorpassi dal 64 in poi dell'Italia sorpassata dal mondo, e in qualche modo credo che sia un riferimento ai grandi sorpassi che ci sono in questo momento, o no? Sì, certo, questa è una straordinaria metafora che ha vari piani di lettura. Innanzitutto, come dici tu, il sorpasso è un po' il paradigma di quella che l'Italia è stata, un paese che ha sorpassato il mondo, e che l'Italia poi è diventata dopo un paese che è stato sorpassato da tutti. L'altro dato è proprio riguardo lo specifico cinematografico. Teniamo presente che in quegli anni, insieme alla
primato tecnologico, non a caso l'Italia aveva un primato nell'immaginario. In quegli anni l'Italia vinceva a mani basse tutti i festival cinematografici del mondo, non solo col sorpasso, pensiamo al Gatto Pardo, pensiamo a 8 e mezzo, pensiamo alle mani sulla città, insomma fu il rinascimento del cinema. Il mondo sognava in italiano. Perché? Perché il mondo produceva in italiano. Abbiamo una foto che è emblematica di tutto il libro, in cui la Situation Room della NASA, si vede i tecnici della NASA che lavorano sulla programma 101, il primo personal computer dell'Olivetti. In più, quella copertina riporta un fotogramma assolutamente emblematico. Quello che vedete è il sorriso di Gassman, di fianco c'è Trintignant, poco prima della fatale curva in cui la macchina si ribalta e tutto finisce, il giovane studente muore e Gassman sopravvive con l'amara considerazione che non conosceva neanche il nome dello studente. Ecco, in quella curva, alla fine del 64, si è persa tutta la creatività e la potenzialità innovativa e competitiva del sistema italiano, e noi dobbiamo ripartire da quella curva per riprendere velocità e poter anche noi ritornare a sorpassare i ritempi. Bene. Quindi aspettiamo un nuovo sorpasso, mi sembra che nelle tue parole ci sia anche qualche positività, credo, un po' di ottimismo, o sbaglio? Ma io penso, un po' cerco di descriverlo nel libro, questo è un paese che ha delle condizioni di base straordinarie di competitività. Io vi porto alcune analisi del Boston Group, ad esempio, che ci considera il paese più predisposto all'attività di socialità digitale. Non a caso noi siamo stati il paese dei mille primati anche negli ultimi anni, quello sulla televisione, quello sulla telefonia cellulare, quello nei social network, quello in Twitter, per cui siamo un paese che riesce ad accodarsi. Ora dobbiamo pigliare almeno su un terreno la testa del convoglio, perché il rischio è di essere troppo bravi a consumare i saperi degli altri. Bene, ti ringrazio molto e attendiamo una continuazione dal 64 in poi, magari dal 2014 in poi. L'appuntamento è sul sito avevamolalluna.it. Benissimo, grazie Michele.